Un saluto a tutta la stimata community di Voce Murna Gaetano e benvenuti in questo nuovo video. Sono da poco passate le 7 del mattino, è domenica e sto andando al mercatino di Agnano a fare qualche piccolo acquisto, una piccola caccia. Mi vedrò probabilmente con i ragazzi di MDM Vintage Orologi, con la gang di MDM. Vediamo che cosa si riesce a cacciare. Vorrei trovare qualcosa per il mio compleanno che è appena passato. Non ho trovato nessun orologino da autoregalarmi. Vediamo se oggi ci riuscirò. Venite con me. Siamo appena arrivati al mercatino sotto un sole cocente e ci troviamo nel banchetto del signor Enzo, che ha degli orologi abbastanza interessanti. Cominciamo con questo Festina. Per chi odia i Festina e chi dice che sono orologi da centro commerciale, vi faccio vedere questo meraviglioso Festina vintage. C'è qualche Hamilton, Philip Watch, Bulova, un mitico Seiko, meraviglioso. Facciamo un'altra carrellata di orologini. Guardate questo che carino, colori bellissimi. Omega Dynamic. Qui c'è un bel po' di vintage, molto molto interessante. Guardate questo Lip, che fascino, stupendo. Proseguiamo, altri Seiko, Philip Watch, i veri Philip Watch, i veri Braille. Oh, c'è davvero di ogni. Andiamoci nel dettaglio questo Philip Watch Monovo Santo. Che meraviglia. Dietro com'è? Sarà bellissimo. Ah, ho capito. Bello, bello. Ho capito, S1, cosa del genere. Un capolavoro. La richiesta si può dire di questo? 1 e 2. Bellissimo. Gran pezzo, grazie. Guarda questo, guarda questo. Perché quello veniva dalla... Bellissimo. Non ci stanno. Ma sono fisica, che sia uno spettacolo. Questo qui è 1912. Questo che è? Art Deco. Art Deco in argento. Sì. Stupendo. E in argento all'epoca si utilizzava molto nelle casse. Sì. Sì. Bello, bello veramente. Guarda questo Seiko 5. Qua stiamo nel mio campo. Questo l'ho preso. Seiko Quartz questo, bellissimo. Qualche lusso? Da, da. Sì, i russi sono sempre affascinanti. Questo è anche fisso, in acciaio. 1927 addirittura. Vediamolo più da vicino, per quanto si può. Sì, è veramente uno spettacolo. Ragazzi, guardate che chicca. Un laco cioccolatino con anse a ragno. Spettacolo. Sempre stile Art Deco. Veramente questo è uno spettacolo, bellissimo. Ma qui si fanno anche determinati incontri particolari, oh, guardate qui. Guarda qua. Oh, sai perché l'ho messa? Che sai maglietta? Perché l'ho messa? Dimmi, dimmi. Perché pagherà il bar oggi. Assolutamente sì, ragazzi. Qui c'è tutta la gang quasi al completo, all'azione. Perché non siamo dalla fine, ha regalato di tutto. Ragazzi, qua gli amici della gang volevano dirvi qualcosa. Cioè, hanno qualcosa da dirvi. Vai, parlate, ragazzi. Una cosa sul dito, una cosina. 5 novembre, Watches and Wine, non mancate. 40 banchi di orologi vintage, ci sarà l'Alta Sartoria, un'esposizione all'entrata di vespe storiche e in più nel costo del biglietto avrete la consumazione, quindi 10 euro vi ubriacate sicuro. 10 euro e comprate gli orologi, compreso di consumazione. Ubriacati poi comprerete a rotta di collo. Però oltre alla consumazione ho chiuso 5 cantine che offriranno del buon vino, 5 cantine campane. Ottimo. Quindi peggio ancora. Cioè, proprio da ancora più ubriaco. Noi ci la saremo. Data, la data qual è? 5 novembre, 5 Palazzo novembre. Cappuccini, Corso Vittorio Emanuele. Ragazzi, noi ci saremo tutti al completo. Non mancate.
Buongiorno. Buongiorno, il nostro amico Marcello, che è anche un follower tra l'altro, ti ringrazio Marcello, ci fa vedere una nostra vecchia conoscenza. Guardate qui questo bellissimo Addis Dive con questo quadrante, questo dial snowflake, come lo vogliamo denominare? Ondine, ma chissà, però comunque molto fresh, ci vuole con questo caldo. E questo l'hai preso durante il Prime Day, quindi diciamo che è stato preso direttamente dal mio canale Telegram Watch and Buy. Ragazzi, questo ve lo faccio vedere dal vivo, l'avete visto sempre in foto, e merita tantissimo. Guardate che chiusura, soli 115 euro ragazzi, incredibile, guardate qui che qualità, tutto pieno, bellissimo. Grazie Marcello. Sergio, guardiamo in religioso silenzio questo Omega Seamaster meraviglioso. Bellissimo. Questo che prezzo è Seamaster? Ti ricordi? 500 euro. Prezzo di Napoli, perché a Roma 700. Gran prezzo. Sono già certo che sopra 1000. Costa 1700, perché il certificato. Ragazzi, qui c'è anche Tissot. I 12. Avete visto questo Tissot? Tissot 12. Che prezzo innovato? 1000 euro. Stupendo, veramente stupendo. Il T12 quanto chiede? Bello, mamma, che sono 1100, prezzo Napoli. Grande. L'altro giorno mi sono incazzato. Doppia corona. Che condizione. Ma io qua a Napoli si vende 10. Guardate questo Bulova. Che colore di quadrante. Purtroppo c'è poca luce, ma ragazzi, un Bulova B-Compax veramente eccezionale. Meraviglioso, in condizioni stupende. È stata una mega trattativa. Bellissimo, bellissimo. Ah, qui una carrellata enorme di Swatch. Guardate quanti ce ne sono. Questo è veramente spettacolare. Questo Scuba, bellissimo. Ce ne sono veramente a bizziffe. Grandissimi Swatch per tutti gli amanti degli Swatch. Eccoli qui, guardate questo com'è particolare. Abbiamo anche qualche Seiko, un bel Casio Quartz immancabile. Andiamo un po' a vedere qualcosa di vintage come piace a noi. Qui c'è uno Zenith al quarzo di forma veramente incredibile, qualche russo Citizen. Qui c'è anche Invicta, la nostra stimata Invicta, un Invicta degli anni d'oro, altri Seiko, Citizen. Questa è la vetrina dello spettacolo, diciamo, la vetrina cinema. Meravigliosi. Se vi faccio vedere una piccola chicca, guardate che cosa ho trovato. Questo Sector, non saprei dirvi di che anni è, però solo su WhatsApp, mai visto con questo, queste anze di 100 euro, ti fornisco tutto io. È particolarissimo, ragazzi, davvero particolarissimo. Questo per dimostrarvi che questi brand una volta lavoravano molto diversamente rispetto a come lavorano oggi. Siamo qui al banco dell'amico Agostino, buongiorno, salve, un vero orologiaio. E abbiamo, questo lo conosco, ce l'ho anch'io, questo bellissimo Bulova. Diamo un'occhiata a che cosa ci offre l'amico Agostino, sempre dei bellissimi vintage. Abbiamo anche un bel Racheta, Orient sempre affascinante, guardate che quadrante. Si ricatta a posto. Poi vi faccio vedere uno molto particolare. Guardate questo orologino, che vetro ha,
Spettacolare, un Aseikon. Dai, vi ho fatto vedere qualcosa di davvero particolare stamattina. Giro al mercatino è terminato e purtroppo non sono riuscito a trovare nulla, però adesso andiamo a fare colazione con gli amici e facciamo anche un bel check orologi. Dopo mille peripezie siamo arrivati al bar ed ecco qui i nostri amici già accomodati. Colazione arrivata, ragazzi. Colazione da Tiffany. Col Tiffany. Se magna Poi c'è muro. Check orologi, parto io con il mio splendido Kamasu versione 2021 preso alla bellissima fiera dell'orologeria campana di pochi mesi fa. Il grande Mariano Eberhard Heviograph Movimento Alemania flagship in vendita 150 euro. Grande, bellissimo. Corona non originale. Il grande Cocchino Cecchino. Bellissimo certina di S, stupendo. Grande. E poi un Timex edizione più bellissimo, quello al quarzo, giusto? Sì, al quarzo. Ottimo. Oggi abbiamo anche Luigi, il figlio di Cecchino. Abbiamo un Orient Mako XL Big Bullet. Big Bullet, saluta gli amici. Ciao amici. È un bellissimo. Abbiamo un bellissimo Gravity Field 42 mm. Stupendo, stupendo. Ragazzi, e questa era la nostra giornata al mercatino di Agnano. Noi vi salutiamo, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like a questo un video. Saluto a tutta la stimata community. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.